Amici 17, Belen imita Emma, bufera sui social. Pioggia di critiche sui social per Belen e la sua imitazione ad Emma Marrone. Del triangolo Emma Marrone Stefano De Martino Belen Rodriguez si è molto parlato alcuni anni fa. Molti ricorderanno le grandi polemiche e tutto il gossip scaturito dal tradimento del ballerino nei confronti della cantante salentina. Nel corso di questi sei anni la storia tra la show Gil Belen e De Martino è stata molto travagliata, fino ad arrivare alla definitiva separazione di circa due anni fa. Oggi pare che, a distanza di molto tempo, Maria De Filippi sia riuscita a far riappacificare Emma con l'Argentina dedicando loro anche un divertente siparietto nel corso di Amici, la trasmissione del sabato sera di Canale 5. Sfortunatamente pare che questo gesto abbia scatenato molte critiche all'interno dei social, scopriamo insieme com'è andata la vicenda. Pace fatta tra Emma Marrone e Belen? Nel corso della puntata del 12 maggio di Amici, Maria De Filippi è riuscita ad organizzare un vero e proprio sketch che vedeva coinvolte la show Gir l'Argentina Belen Rodriguez e la cantante Emma Marrone. Che tra le due non scorresse buon sangue era abbastanza scontato, ma la De Filippi è riuscita ad eliminare ogni sospetta rivalità tra la Rodriguez e la Marrone facendole cantare insieme. Tra una sfida e l'altra di Amici, Maria ha messo in tavola un gioco nel quale Belen avrebbe dovuto imitare Emma durante una sua famosa esibizione sulle note di Amami. La Rodriguez ha dapprima iniziato da sola la canzone, fortunatamente è stata la stessa Marrone ad andare in suo soccorso pochi minuti dopo. L'imitazione è sfociata, così, in un vero e proprio duetto tra le due ex del bel De Martino, nel quale hanno mostrato al pubblico di Amici che non vi è più nessuna rivalità e che i vecchi rancori sono ormai superati. Al termine della performance Emma ha commentato dicendo, è stata brava, ma io non cammino così. Bufera di commenti negativi sui social. Sfortunatamente il gesto di Maria De Filippi non è stato molto apprezzato dai telespettatori di Amici, che hanno espresso tutto il proprio disappunto nei maggiori profili social della trasmissione. Molti hanno visto questo gesto come una strategia per fare convogliare lo share televisivo verso la puntata di Amici, battendo la concorrenza rappresentata dall'Eurovision Song Contest trasmesso su Rai 1. Altri utenti hanno rivolto le proprie critiche nei confronti di Belen, sostenendo che dopo aver fatto soffrire molto Emma Marrone per averle rubato il fidanzato, non avrebbe dovuto assolutamente prestarsi ad uno scherzo del genere.